Non so se sono... Mi serve... Ah, eccoci qua. Sono raffreddatissimo. Bonjour à tout le monde. Guten Morgen. Good morning. Basta. Allora, il video che faccio oggi è perché io voglio sfogarmi su quello che è il lavoro in Italia. Io non riesco più a sopportare quello che sta accadendo, perché accade anche a me, anche io vorrei lavorare in Italia, ma non riesco a lavorare. Perché? Perché secondo me c'è una teoria ben precisa che vi voglio illustrare con un semplice ma efficacissimo disegnino. Questo è il mondo del lavoro in Italia, secondo me. Allora, l'Italia è fatta di persone. Detto ciò, in quali due grandi categorie si dividono gli italiani? Si dividono in persone che lavorano e persone che non lavorano. Le persone che lavorano, il muratore, il banchiere, la maestra, insomma tutte queste persone qua, sono le persone che lavorano, che si dividono in varie sottocategorie. Prima categoria, lavoratore onesto, quello che si alza la mattina alle 6, lavora come un pazzo, torna a casa e mantiene la famiglia. Secondo tipo di lavoratore, raccomandato, i ladri, che beh, sono peggio dei lavoratori raccomandati, ma sono più o meno sono quasi nella stessa categoria. Poi ci sono quelli che non lavorano, laureati, Poi ci sono i laureati raccomandati, 3 laureati onesti, 4 i nulla facenti. Cosa succede? Nel momento in cui io non lavoro, io che sono laureato onesto, laureato, comincio a mandare i cosiddetti CV, portafoglio, ma questo non danno alcun tipo di risultato. Poi ci sono i laureati raccomandati. Laureati raccomandati che di solito vanno dal lavoratore raccomandato che riuscirà a dargli un lavoro. Perché il lavoratore raccomandato in Italia di solito è quello che ricopre i ruoli più importanti. E poi c'è il nulla facente. Il nulla facente, quando deciderà di lavorare, da chi andrà per cercare lavoro? Andrà sempre da quello che è il lavoratore raccomandato. Che cosa diventeranno il laureato raccomandato e il nulla facente? Diventeranno naturalmente raccomandati. Noi siamo tante persone che sono divisi in onesti e disonesti. E chi lavora di più in Italia? Indovinate? Indovinate chi è che lavora di più in Italia? Perché lavorano più loro? Perché sono tutti raccomandati. Detto questo, ragazzi, questa è la situazione del lavoro in Italia. Quindi tu, giovane studentello che ti stai iscrivendo all'università, se non hai voglia di iscriverti all'università, non lo fare, comincia a lavorare, cerca di fare qualcosa che corrisponda alle tue passioni. Tu, giovane laureato che sei appena uscito dalla facoltà e sei pronto a lanciarti nel mondo del lavoro, ascoltami, non cedere alle raccomandazioni, è meglio che te ne vai, è meglio morire di fame che cedere alle raccomandazioni. Vattene fuori dall'Italia, lavora fuori dall'Italia, fai qualcos'altro, ma non ti fare raccomandare, perché chi si fa raccomandare è già morto, è già spento, non ha più nulla da dire, andrà avanti tutta la vita così e sarà circondato da altri raccomandati che non gli daranno mai stimoli, non gli daranno mai forza e quindi tutto crollerà, ed è proprio il motivo per cui l'Italia non è così tanto avanti nel mondo, è un poco indietro. Anzi, meno male che ci sono quelle povere persone oneste che ancora lavorano e portano avanti l'eccellenza italiana nel mondo, perché quando poi ce ne andiamo fuori dall'Italia sappiamo fare cose da pazzi, e qua non possiamo farle perché ci sono i